Feste, manifestazioni della Verona di oggi, primo fra tutti il Palio, ricordano la città di allora. Gli Scaligeri possono essere considerati, per molti versi, i continuatori della imponente trasformazione attuata nel Veneto medievale da un personaggio d'eccezione, un personaggio che i Della Scala ebbero a specchio al momento della loro ascesa. Ezzelino III da Romano. Ezzelino, tiranno ancora vivo nella fantasia popolare, dipinto dagli avversari come uomo crudele, nemico della pace, fomentatore di discordie civili. Prima della salita al potere degli Scaligeri, era Ezzelino, appoggiato dall'imperatore Federico II, il signore assoluto di tutte le maggiori città dell'entroterra Veneto. Il suo dominio su Padova, Treviso, Belluno, Vicenza e Verona durò oltre un ventennio.